di ottobre sarà a processo per autorizzazione espressa in seno al Parlamento, con grande vergogna, a mio giudizio. A questo proposito, ringrazio l'avvocato Bini per aver onorato l'impegno politico che hai sottoscritto con noi e che ti abbiamo dato nel 2018. Grazie, noi saremo contenti. Ma appunto che con te verranno anche alcuni colleghi dell'epoca, in seno al Consiglio dei Ministri, che dopo hanno fatto finta di non sapere niente, ma qui la storia si scriverà. Molto probabilmente anche le cronache saranno ricche di ulteriori particolari. Voglio solo aggiungere una cosa prima di lasciare la parola a Sindaco Fontanini e al Presidente Fedriga, al Segretario Fedriga. La Commissione europea, nelle numerose risposte alle nostre numerose interrogazioni parlamentari, ha chiaramente dichiarato di non essere responsabile e diretta e di non avere diretta competenza sulla gestione dei flussi migratori. Quindi sia ben chiaro agli esponenti del governo targati PD e 5 Stelle che in queste ore si sono anche accapigliati, perché qualcuno magari sembra andare più d'accordo col Presidente Fedriga piuttosto che con altri, non so se hai visto, no? Che questa situazione deve essere gestita in seno al governo, quindi all'interno del Parlamento, all'interno del governo. Non ci sono più scuse. Questo non è il confine dell'Europa, ma è un confine tra due Stati membri. E gli accordi possono essere fatti, lo dimostra la competenza e la bravura del nostro governatore, che da governatore di regione riesce a parlare con uno Stato membro. Speriamo che il nostro governo riesca a fare altrettanto. Approfitto anche per ringraziare tutte le forze dell'ordine, quelle che sono oggi qui ad aiutare a mantenere l'ordine pubblico, di fatto anche se non ce n'è particolare bisogno perché noi siamo ordinati di natura, ma anche per il lavoro che fanno, svolgono quotidianamente, che hanno fatto ieri, che hanno fatto oggi e che faranno domani. E con loro ringraziamo anche tutte le persone che operano nel settore sanitario, tutte le persone che fanno servizio alla persona e che molto spesso vengono dati per scontati o vengono forse utilizzati per un consenso diverso da quello reale e diciamo umano che proponiamo noi. Ai signori che sono dentro la caserma Cavarzerani, io vorrei mandare un saluto e un messaggio di avere pazienza e di attenersi alle regole che a loro sono state comunicate, perché sono le stesse alle quali ci siamo sottoposti noi. Non chiediamo niente di più a loro di quello che noi stessi abbiamo fatto. E per quanto riguarda la condizione, diciamo, della rotta balcanica, questo appuntamento è fatto anche per far capire al governo, che è un po' sordo, diciamo, ma anche all'Unione Europea, che non esiste solo la via del mare, ma che esiste anche la via della terra. E numerosi europarlamentari della Lega si sono rivolti alla Commissione Europea e anche all'Alto Commissario per cercare di sensibilizzare e chiedere interventi in merito, o diretti o indiretti. Non possiamo sempre vedere, senza poter intervenire, che la Commissione Europea, nella persona della Presidente von der Leyen, va in Grecia, porta 700 milioni in dote e dice: grazie Grecia, voi siete lo scudo d'Europa. Noi non vogliamo essere lo scudo d'Europa, noi siamo gente seria, che ha operato sempre con onestà, che rispetta le regole, e vogliamo che le stesse persone che arrivano in modo alquanto fantasioso su questa terra, su questo territorio, si attengano alle stesse regole che siamo casa loro, noi. Ma prima di tutto vorremmo che il flusso degli immigrati, che noi definiamo clandestini, sia ridotto e affrontato a monte. E per questo ribadiamo che noi siamo disponibili a intervenire in ogni sede istituzionale preposta per fare la nostra parte, ma nel frattempo sappiate che mentre PD e 5 Stelle si scaricano barile l'un l'altro e poi se lo scaricano nei confronti della regione e anche del comune, la Commissione Europea in realtà ha risposto: mi dispiace, è competenza degli Stati membri. Grazie. Bravo. Allora, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui
non solo per parlare del problema di questi immigrati arrivati sul nostro territorio, in particolare qui nella città di Udine, ma per manifestare solidarietà nei confronti dei cittadini che vivono in quest'area, perché da tanto tempo devono sopportare la presenza di persone che non si comportano sempre correttamente. Purtroppo il via vai da questa ex caserma è stato molto continuo. Abbiamo chiesto più volte alla prefettura di adottare misure più restringenti per controllare che cosa si faceva all'interno della caserma e soprattutto il perché di questi scavalcamenti, di queste borse che venivano buttate oltre la muraglia. Ora siamo di fronte a un altro problema, il problema di contenere l'epidemia Covid-19. Un problema che questa città ha affrontato in maniera esemplare. Bravo! Io l'ho detto tante volte. Udine ha dimostrato di saper gestire questo problema. Lo dicono anche i numeri. Sapete che abbiamo avuto solo 2 decessi in tutta la città in questi mesi. Perché la gente si è comportata correttamente, è rimasta in casa, ha obbedito alle disposizioni del governo, del nostro governatore. E ora non vorremmo buttare a monte tutto questo lavoro che ha preservato la salute di tutti noi, perché qualcuno ritiene che possa uscire liberamente dopo essere stato a contatto con persone positive al coronavirus. Questa è una regola che vale per tutti, Bravo! Non solo per chi è dentro la caserma, vale per tutti i cittadini italiani e stranieri che vengono a contatto con persone positive al coronavirus. Bravo! Bisogna fare 14 giorni di quarantena, cosa che devono fare anche loro. E non è vero che sono chiusi in gabbie, perché la caserma Cavarzerani è molto ampia, ci sono spazi per potersi muovere liberamente. Senz'altro era molto peggio chi in un appartamento di 60 metri quadri ha dovuto restare per qualche mese fermo all'interno di questa abitazione. Quindi smettiamola con questi luoghi comuni, con queste accuse. Io mi sono preso la responsabilità per tutelare la salute di tutti, dei profughi e di chi vive in città, di adottare un'ordinanza per dire dovete fare la quarantena. Questa quarantena durerà fino al 15 agosto, se non ci saranno altri casi. Speriamo di no, perché questo è l'auspicio di tutti noi. E poi c'è il problema, come ha detto bene l'europarlamentare Lizzi, di questi continui arrivi. Questa regione di 1.200.000 abitanti non può reggere di fronte a popolazioni di milioni di abitanti. Pensate al Pakistan, 200 milioni di abitanti, una potenza nucleare che manda i suoi poveracci qui da noi. Com'è possibile che questa regione regga un urto così tremendo? E allora bisogna sorvegliare i confini, controllare gli ingressi, controllarli perché non possiamo, in una situazione economica difficile, sobbarcarci il carico economico di migliaia e migliaia di persone. L'immigrazione, qualcuno dice che è un problema storico, certo, è un problema storico, però va gestito e noi abbiamo dimostrato di saperlo gestire. Va gestito con attenzione, con le regole che tutti i paesi sanno darsi, e dobbiamo farlo anche noi. Io spero, perché la notizia sta già girando, che questo tardo pomeriggio arrivi l'esercito a darci una mano. Abbiamo bisogno di sorvegliare i confini e anche di aiutare le forze dell'ordine a sorvegliare il perimetro di questa caserma. Quindi grazie a tutti voi di essere qui presenti e ricordatevi che noi siamo dalla vostra parte.
difendiamo gli interessi della cittadinanza e vogliamo un ordine sicuro sotto l'aspetto dell'ordine pubblico e anche per quanto riguarda la sanità pubblica. Mandi ad oggi! Intanto inizio con un grazie, perché questa doveva essere una conferenza stampa e siamo qui a parlare con il megafono di fronte a decine e decine di cittadini in un venerdì la mattina di un venerdì di agosto. Se qualcuno crede che il problema legato all'immigrazione irregolare non sia sentito in Friuli Venezia Giulia, è smentito da voi, perché non è. Perché questa non è una battaglia di Fedriga, di Fontadini o della Lizzi, è una battaglia dei cittadini di questa regione che non vogliono discriminare nessuno, vogliono solo legalità e sicurezza. Basta finì! Su questo pensate che, perché quanto ricordava prima il sindaco, diceva ci raccontano sempre che è un fenomeno che non si può fermare. Noi abbiamo dimostrato il contrario, perché con Matteo Salvini, ministro dell'interno, e mentre sono stato io governatore, abbiamo diminuito gli accolti in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio anche l'assessore Roberti, che deve essere qua in giro, assessore con delega sicurezza, e c'è anche il vice sindaco di Trieste Polidori, che ha la delega anche della sicurezza, e se non sbaglio, è Anna, scusami, Anna Cisin, sindaca di Falcone, brava, e c'è anche Alessandro Ciani. E Marco Dreosto, europarlamentare. Scusami Marco. Su questo vi dicevo che siamo riusciti. E Aurelia Bubisutti. Saluto tutti perché la vedo. Però grazie a tutti e a tutti voi di essere qui. Dicevo, noi in un anno, non in 10 anni, non in 50 anni, in un anno abbiamo trovato una regione che accoglieva più di 5.000 immigrati irregolari. L'abbiamo portata sotto i 3.000 in un anno, figuriamoci, stavamo due in un anno. Oggi stanno riniziando a risalire. Allora non mi raccontino che non si può. Si può contrastare l'immigrazione irregolare. Se si vuole. Si può